In occasione della giornata rotariana del distretto 2120, il Rotary Club Bitonto Terre dell'Olio ha donato un grande quantitativo di mascherine al Banco delle Opere di Carità, che si occupa di aiutare le fasce economicamente e socialmente più deboli della popolazione, donando derrate alimentari e qualche altro bene primario. Una giornata, quella di sabato 13 giugno, voluta quest'anno per la prima volta da tutti i presidenti del distretto, che hanno pensato ad una serie di iniziative sui propri territori per aiutarli e sostenerli in questa fase difficile di ripartenza dopo la pandemia. Oggi, per la prima volta nella storia del distretto 2120, ma credo proprio nella prima volta del Rotary in quanto tale, abbiamo indetto i presidenti cosiddetti coraggiosi, tutti i presidenti che ci siamo trovati ad affrontare questa pandemia, questo momento molto triste. Abbiamo indetto questa giornata, il 13 di giugno, Sant'Antonio, come giornata del rotariano. In questo preciso momento noi qui a Bitonto abbiamo deciso di donare queste mascherine, questo è il simbolo e il logo della giornata, di giornata del rotariano, ma ogni club del distretto donerà, farà un'azione di service sul proprio territorio. Questo per far vedere che il Rotary non è solo e unicamente un qualcosa di distante, ma invece è proprio spirito di appartenenza, di service, di dare l'aiuto agli altri. Noi speriamo che queste mascherine siano di aiuto e di supporto, siamo qui nel Banco Alimentare, a tutte le famiglie che in questo momento stanno attraversando delle grandi difficoltà.